Ciao a tutti, oggi vi parlo di Wonder. Si tratta di quattro libri che sono stati scritti da RJ Palacio, un'autrice americana. E il primo libro si chiama appunto Wonder, è stato un bestseller nella classifica del New York Times per più di 50 settimane, è diventato insomma famoso un po' in tutto il mondo, ma devo dire che in Italia secondo me non è molto conosciuto. Già si presenta in una veste grafica che è adorabile perché ha questa letta un po' spessa, con, vabbè, è un fenomeno, e insomma sembra quasi impacchettato, è vellutato, vabbè, non fate caso al fatto che il mio è tutto sporco. Però è veramente molto carino, molto gradevole. Ci sono poi, a causa appunto del successo che ha avuto, l'autrice ha deciso di scrivere altri libri, altri tre capitoli diciamo, e sono nell'ordine appunto il libro di Julian, il libro di Christopher e il libro di Charlotte, che è quello che vi ho fatto vedere nel video book shopping e ho appena finito di leggere. Come vedete sono preparatissima. Non si tratta di veri e propri seguiti, in quanto l'autrice si è limitata a raccontare lo stesso anno scolastico dal punto di vista di altri personaggi, che sono appunto Julian, Christopher e Charlotte, quindi appunto non è una continuazione. Anche Wonder in realtà è un libro corale, perché ogni capitolo è narrato dal punto di vista di un personaggio diverso. Mi è piaciuta molto questa cosa. Come vi ho già detto appunto nel video book shopping, il target di Wonder sono gli young adults, quindi giovani adulti, ma è un libro che si presta benissimo secondo me ad essere letto dai ragazzi delle medie, un po' probabilmente proprio perché i protagonisti hanno questa età e quindi è più facile immedesimarsi. Comunque vi assicuro che non sono l'unica adulta che li ha letti e li ha adorati. Wonder parla di un ragazzino, August, detto Oggy, che è nato con una deformazione facciale dovuta alla sindrome di Harper Collins. È sempre stato educato a casa durante il periodo delle elementari, ma i genitori decidono che è arrivato il momento per lui di entrare nel mondo reale e andare alle scuole medie con tutti i suoi coetanei. Oggy non ha problemi mentali, nel senso che la sua sindrome riguarda solamente l'estetica del suo corpo. È un ragazzo intelligente ed è un ragazzo che si sente e si comporta come tutti i ragazzi della sua età. Ha solamente questo, solamente tra virgolette, questo disagio. Potete immaginare il suo timore nel prendere atto della decisione dei genitori e nel dover affrontare tutti i suoi coetanei in una fase poi delicata come la prima media. Il libro parla di una sindrome molto grave, ma a risonanza con episodi di bullismo molto più frequenti. Senza svelarvi il finale, posso però raccontarvi che si tratta di un libro che ha un messaggio molto positivo e alcuni l'hanno definito un po' irreale, proprio perché Oggy ha una famiglia che lo supporta tantissimo e che gli sta vicino e ha anche degli amici fidati, anche se pochi. Ma soprattutto Oggy è gentile ed impara a convivere con la sua situazione, con la sua problematica, non perdendo la gentilezza che lo contraddistingue. Wonder parla di diversità e proprio per questo motivo penso che possa essere una lettura perfetta per chi è adolescente o preadolescente, proprio per la risonanza che può avere nell'esperienza di ognuno di noi, soprattutto in una fase critica come quella delle medie. E' è evidente dagli episodi di bullismo dilaganti in questo periodo che c'è bisogno di sensibilizzare le persone, a partire proprio, secondo me, da questa fascia d'età, e secondo me la letteratura è un modo molto efficace per farlo. A proposito, è molto interessante secondo me il secondo libro, il libro di Julian, proprio perché porta il punto di vista di Julian, che è diciamo il nemico di Oggy, possiamo definirlo il bullo, e se un po' mi conoscete sapete come amo i libri in cui si ribalta il punto di vista. Mi sto riferendo al video che ho fatto su Jane Eyre e la bambinaia francese. Qui è un po' la stessa cosa. Non dico che si riscatta completamente il personaggio di Julian, che nel primo libro appare come totalmente negativo, però quasi. Insomma, si impara a scoprire che la realtà non è tutta bianca e nera,
nera, insomma, ma ci sono tante sfumature diverse. E questo tema poi ritorna anche negli altri due libri, in realtà, che sono il libro di Christopher e il libro di Charlotte. Questi libri ci fanno ricordare che a volte si feriscono le persone anche quando non si ha intenzione di farlo, e a volte non ce ne rendiamo neanche conto, quindi è una cosa che dovremmo ricordarci sempre. Per quanto riguarda il mio giudizio su questi libri, Wonder mi è piaciuto moltissimo, anche un pochino meno, diciamo, il libro di Julian, che comunque ho apprezzato tanto. Gli ultimi due li ho trovati un po' meno coinvolgenti, ma sono una lettura talmente veloce che di sicuro non mi è pesata. Riguardo la gentilezza, dato che oggi è anche il 1° dicembre, cade proprio a fagiolo, vi volevo proporre un calendario dell'avvento che ho trovato su internet, appunto il calendario dell'avvento della gentilezza. Non so voi, ma quando ero bambina io sentivo la magia del Natale quando aprivo le finestrelle del mio calendario dell'avvento di cioccolato. Una magia che non sento più tanto negli ultimi anni. Penso che questo calendario dell'avvento sia quello che ci vuole, secondo me, per arrivare a Natale con lo spirito giusto. Forse è impossibile diventare più buoni in un mese, però di sicuro possiamo sforzarci per essere più gentili, e questa gentilezza può fare la differenza. Quindi vi invito a cliccare il link che trovate nel box per scoprire in che cosa consiste questo calendario dell'avvento. Sono una serie di azioni da fare, una al giorno, e fatemi sapere se anche voi credete che sia un po' questo, insomma, lo spirito del Natale, essere più gentili. E come dice il preside nell'ultimo libro che ho appena finito di leggere, appunto, la gentilezza è il primo passo verso l'altruismo. Niente, ora mi fermo perché altrimenti potrei andare avanti a parlare all'infinito. Come al solito, mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video. I video dei libri non sono mai molto seguiti, anche se io adoro farli, quindi se l'avete visto, vi è piaciuto e avete voglia di dirmi qualcosa, mi volete lasciare un commento, io sarò felicissima. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!